La parola ci rende riconoscibili, ci fa essere noi stessi. Così il giornalista Luca Pagliari, che ieri sera ha dato il via alla nuova edizione del Paese dei Balocchi, il cui tema scelto per quest'anno è Essere di Parola. Il festival, in misura ridotta per via della pandemia, si svolge in centro storico e in particolare alla Rocca Malatestiana. Nella sua introduzione Pagliari ha lanciato anche il suo cortometraggio dal titolo Una favola nella favola, che ha raccontato e messo in rilievo le principali tappe della crescita dell'associazione che organizza l'evento. Girare questo cortometraggio mi è stato molto utile per comprendere il senso del Paese dei Balocchi, perché c'è veramente una favola dentro la favola, ed è quella di una comunità che potrebbe essere ridotta tra virgolette a dormitorio e invece diventa comunità. Una persona vive in base alla sua parola, poi commentato il presidente dell'associazione Michele Brocchini. Questo tempo ha mutato i codici ed è fondamentale sfruttare l'alfabeto per affrontare le sfide future grazie ad una nuova interpretazione. Con tutti gli ospiti e con Bungaro, sindaco del Paese dei Balocchi, cercheremo di cogliere con le parole e con gli occhi dei bambini nuove opportunità. Si può cercare con le attività dedicate ai bambini, ai ragazzi del giorno 11, 12 e 17, ma l'evento conclusivo è il 19 con il concerto di Bungaro e anche dei bambini della scuola elementare di Bellocchio, perché questo è importante dirlo. 35 bambini insieme a Bungaro canteranno due canzoni dedicate a scritte da Bungaro. E poi quella sera gli daremo anche la fascia da sindaco, quindi questo sarà l'evento clou. Sul palco sono salite anche le autorità locali e regionali, il presidente della BCC di Fanno Romualdo Rondina e i volontari del Paese dei Balocchi. È seguito il taglio del nastro per la mostra fotografica Che Favola, in programma fino al 19 agosto alla Rocca Malatestiana, dalle 18 alle ore 23. L'esposizione di immagini e testi ripercorre i 16 anni della festa con un omaggio al compianto Filippo Tranquilli, che per tanti anni ha vestito i panni di Geppetto. Assessore, una città che è tornata a rallegrarsi grazie al Paese dei Balocchi. È veramente una cosa eccezionale, perché aiuta le persone a ripartire e guardare al futuro. E poi ci hanno dato una grande mano anche nell'allestimento della città per onorare anche questo trentennale della città dei bambini e delle bambine. Una serie di girandole che colorano il centro storico proprio a misura di bambino e sono state installate proprio in questi giorni, così come una mostra fotografica, grazie al supporto di questa associazione con la quale abbiamo ideato insieme questo progetto, che sta dando una grande mano alla città.